la verità è che gli unici tre documenti veri che risultano in questo momento agli atti sono l'accordo del 2008, quindi il primo contratto tra Parcheggi Italia e il Comune di Treviso, l'accordo transattivo di Giovanni Manildo del 2017 e una per ora solo proposta, diciamo, di nuovo accordo che è stata depositata, diciamo, che è stata inviata da Parcheggi Italia, una proposta del 2022 che è stata consegnata all'amministrazione Conte. Questo ad oggi è in concreto il Park Vittoria, un progetto del 2008 che tra 10 giorni dovrebbe venire sottoscritto dal sindaco Mario Conte. 270 posti circa per 30 mesi di cantiere e un costo complessivo di 30 milioni di euro e con una gestione privata di almeno 50 anni. Numeri che inevitabilmente stanno facendo discutere cittadini e politica, con le opposizioni in consiglio comunale contrarie alla realizzazione, a parte Azione Italia Viva, ovvero il terzo polo trevigiano. Chi dice che questo parcheggio non si può fare per volontà politica si assume anche la responsabilità però di dover spiegare che come minimo si potrebbe parlare di una penale di almeno 3 milioni di euro. Oggi penso che questa cifra sia anche maggiore, quindi diciamo dire no può stare in piedi soltanto se al posto di raccogliere le firme si fa una colletta tra cittadini. Da qui la scelta di appoggiare il sindaco, ma a tre condizioni. Condizionato al fatto che questa nuova realizzazione venga inserita all'interno di un piano per la mobilità, di mobilità sostenibile. Secondo aspetto, che vengano inseriti dei meccanismi che siano di ristoro nei confronti di quei soggetti, residenti, commercianti, professionisti, che subiranno necessariamente dei danni dalla cantierizzazione dell'opera. Poi voi avete una richiesta per un atto pratico sin dall'inizio. Di vedere il tariffario per calmierare quello che può essere il costo del parcheggio e quindi andare incontro ai cittadini. Ma voi non avete paura che questo progetto sia tanto invasivo per la città, che crei problemi strutturali? Beh, la nostra è un'opinione politica, poi ci saranno gli organi deputati a risolvere questa questione. Noi sicuramente da politici vigileremo che tutto questo possa venire in sicurezza e nei migliori dei modi.